Rino Lavezzini, sei stato giocatore professionista, allenatore, osservatore, ora affianchi mister Parlato nella conduzione tecnica della squadra. Quanti ritiri hai fatto? Devo dire che di ritiri ne ho fatti 21. 21 e penso che questo sia uno dei più bei ritiri che abbiamo fatto come zona, come organizzazione e anche come qualità di gruppo. Penso che sia veramente un'esperienza, anche dopo 20 ritiri fatti, è un'esperienza veramente buona e mi sto anche divertendo. È vero o è un luogo comune che il gruppo si forma durante il ritiro? Oppure sono le partite a fare il gruppo? No, il ritiro è importante esclusivamente per far vivere i ragazzi assieme, dormire assieme, conoscersi, cose che magari se si fa un ritiro nella città si fa l'allenamento assieme, però dopo la sera ognuno va a casa sua e non si riesce a comunicare, non ci si riesce a conoscere come in un ambiente come questo che 24 ore al giorno siamo sempre assieme. Negli anni cos'è cambiata? Quanto è cambiata la gestione dei ritiri? No, non ci sono grosse differenze, i ritiri sono tutti un po' uguali, si parte da un'alimentazione un po' particolare, si arriva a un lavoro di grande quantità, molta più quantità che qualità, perciò le cose più o meno sono uguali, ecco, non c'è grossa differenza. Parlaci del tuo secondo grande amore, forse anche primo, la musica. La musica è sempre stata la mia passione perché fin da ragazzo, io ho una certa età, perciò partiamo dai Beatles, dai Rolling Stones, così, è sempre stata una cosa importante. Credo che la musica già dal mattino quando uno si alza sia fondamentale per cominciare bene la giornata. Ci sono i momenti dove si ascolta una musica un po' più tranquilla, dei momenti che ci vuole una musica che ti dà un po' di carica. Ecco, noi in questi momenti qui abbiamo bisogno di musica che ci dà carica, che ci prepari per soffrire anche in campo, perché in questo momento noi stiamo soffrendo, cioè noi, più di noi, i ragazzi stanno soffrendo perché si stanno preparando a un campionato difficile, a un campionato dove sarà fondamentale soffrire tutto l'anno. Ci sono delle cose che accomunano una squadra di calcio a un gruppo musicale? In fondo si deve fare una performance? Che ognuno ha una parte fondamentale da fare. Cioè, ogni musicista ha uno spartito, ha qualche cosa che poi dopo deve condividere con gli altri del gruppo e noi uguale, ognuno ha una parte a secondo il ruolo che deve interpretare e questo lo deve unire agli altri per creare un'orchestra, diciamo, di un certo livello. Se tutto va bene escono le cose fatte in un modo giusto. Che gruppo rock vorresti che assomigliasse a questo Padova? Ma io di gruppi, gli anni 71 per me nel rock sono stati gli anni più importanti, però diciamo che i CDC è il gruppo che io preferisco, anche perché è un gruppo aggressivo, vorrei vedere una squadra che piace anche ai tifosi, no? Una squadra che al di là del risultato, che speriamo sempre che sia positivo, però una squadra che va in campo e quando esce nessuno possa dire che è una squadra che non ha dato il massimo, una squadra che non ha avuto grinta. Ecco, vogliamo una squadra grintosa, una squadra che fino all'ultimo secondo possa giocare per vincere una partita e poi accetteremo anche quei risultati che qualche volta non saranno positivi perché gli altri o sono stati meglio di noi o diciamo hanno avuto più fortuna di noi. Grazie. Grazie a voi.